Allora, la mia esperienza a Sant'Agostino è iniziata a ottobre 2020, in piena pandemia. Ho iniziato con uno stage di 6 mesi chiamato Lost in the Space, dove ho visitato ogni dipartimento partendo dal call center. Ho potuto vedere tutti i pregi e tutti i difetti dell'azienda e comunque studiare tutta l'azienda e il mercato ad un livello macro. Oggi ho il ruolo di Junior Project Manager, che è una figura trasversale che lavora con tutti i dipartimenti. In particolare sono sul progetto di nuova apertura a Roma e su un progetto che ha come obiettivo archiviare e digitalizzare tutti i contratti e documenti legali dell'azienda. Quando arrivo la mattina in ufficio, il mio primo pensiero è salutare Luigia e riempire la mia borraccia, trovare un posto a cui sedermi. E diciamo che ho una mini ossessione perché tutti si aspettano che io sia sempre sul pezzo, giustamente. Però lavorando con persone diverse in tanti dipartimenti, a volte ho paura che mi sfugge qualcosa, quindi alla fine di ogni call mi scrivo tutti i punti più importanti per non perdermi, ecco. Mi aspettavo Sant'Agostino, un'azienda vecchio stampo, diciamo, con persone un po' più fredde, invece ho trovato tutto il contrario. E le aspettative lavorative, in verità, siccome c'era il Covid, non avevo molte e mi aspettavo di fare lo stage e poi di tornare a casa. Io sono entrata in pieno Covid, quindi non avevo conosciuto quasi nessuno, solamente su Google Meet, e quando possibile abbiamo organizzato un incontro di confronto in persona, in ufficio. Lì ho avuto l'opportunità di conoscere tutte le persone con cui lavoro adesso ed è stato molto bello perché comunque ci siamo confrontati, ci siamo conosciuti, comunque erano passati circa 5 mesi che io lavoravo e non avevo conosciuto quasi nessuno.